Allora, la scena tra Blanche e Stanley di un tram che si chiama Desiderio è una di quelle scene che usiamo sempre al terzo livello perché è una scena che ti fa fare il salto di qualità, una scena molto difficile ma con due personaggi straordinari, straordinari soprattutto perché sono molto lontani da noi, potremmo anche dire se li vuole. Sì. Sono lontani anche se la loro complessità di pensieri, di livelli di emozione, in realtà li rendono allo stesso tempo anche molto vicini, perché come tutti i personaggi che appunto affrontiamo in questa parte di studio, hanno appunto questa ricchezza di sfumature, livelli di stati d'animo che, anche se la loro vita, la loro realtà è indubbiamente diversa da quella che ognuno di noi può al momento vivere, ma sicuramente andiamo a ritrovare, come sempre, il nostro compito poi è sempre quello, no? Di andare a ritrovare dentro di noi dei pezzettini, dei tasselli, degli elementi che in qualche modo ci appartengono e così poi li facciamo collimare con quelli del personaggio. Ecco, la grandezza di questi personaggi, il motivo per cui ne affrontiamo lo studio, non è solo perché è importante quella scena, quel lavoro nella storia della produzione del teatro, sicuramente, ma perché è così importante, proprio perché è così interessante, proprio perché questi personaggi hanno veramente, contengono veramente tanto e sono difficili per questo motivo. E come dice giustamente Silvia, ricordatevi sempre, il personaggio non lo dobbiamo interpretare, non dobbiamo entrare dentro il personaggio, come ogni tanto si dice o senti dire, è il personaggio che deve entrare dentro di noi, cioè dobbiamo cercare ciò che di noi c'è di quel personaggio. E questa è una cosa in questo frangente particolarmente difficile, perché appunto sono personaggi sono molto molto particolari. Adesso cerchiamo di spiegarli e cerchiamo di capire perché. Intanto introduciamo un attimino il dramma di Tennessee Williams, brevemente, non spaventatevi. Introdurre. È stato scritto nel 1947 da Tennessee Williams, grande drammaturgo americano. Tra l'altro gli è valso il Pulitzer nel 48 e poi è uscito il celeberrimo film nel 51 con Marlon Brando e Vivien Leigh, con lei doppiata da quella tremenda doppiatrice che diceva sì, lo so, tu sei. In Italia eravamo ancora un po' indietro. Mentre proprio in quegli anni si stava diffondendo e questi giovani attori, allora erano giovani, erano i primi fuoriusciti dal famoso Actor Studio, che proprio in quegli anni stava fiorendo e portando nel mondo la nuova concezione di recitazione. Che poi arriva mica tanto... Che arriva in realtà, che era stata tanto vicina. Portata molto, già un bel po' prima dal nostro mitico Stanislavski, di cui insomma già spesso abbiamo parlato. E comunque, ecco, Tennessee Williams si è prestato particolarmente fin da subito, proprio come autore, in quegli anni, particolarmente forte, intenso e interessante, quindi appunto per questo modo di concepire i personaggi così profondi. È un autore proprio drammaturgo, nel senso che ha scritto un buon numero di drammi che affondano le radici in questa realtà di cui lui ne vede un aspetto, una parte. Lui analizza una parte del suo mondo, della sua società, che è questa società appunto dell'America immediatamente subito il primo dopoguerra, un'America quindi, come sappiamo, no? Già molto avanzata sotto tantissimi aspetti, nella non quale, tanto sociali magari, quanto sì, economici, beh, cioè, anche sociali. Boom, era abbastanza facile trovare lavoro, sì. Bastava che ne si voglia di certo, di darti da fare, questa possibilità, questo proiettarsi nel futuro. E Stanley Kowalski, come dice il nome,
un immigrato trova lavoro come operaio anche abbastanza di basso livello. Immigrato polacco. Un immigrato polacco trova un lavoro di basso livello, ma che gli consente di farsi una Una famiglia. famiglia. Quindi è sposato con Stella. Stella aspetta un bambino, quindi l'inizio, proprio i primi vagiti del sogno americano, no? Gente povera che però, Modesta, sì. grazie, sì, esatto, gente tranquilla, gente onesta, magari non troppo colta, anzi proprio per niente, però che inizia a costruire un futuro. Probabilmente il loro figlio andrà all'università, avranno i soldi per pagargli gli studi e il figlio diventerà qualcuno, fa la strada e questo è Questo sarebbe il sogno. il sogno americano. Poi ognuno può vederlo sotto aspetti positivi o negativi. Qui però appunto la storia poi, partendo da questi presupposti, va a scovare delle nicchie, di insoddisfazione, irrealizzazione di alcuni di questi personaggi. E quindi arriviamo, proprio a conoscere i nostri due protagonisti, che sono questo signore, questo ragazzo, Stanley, appunto, e che è sposato con Stella, personaggio molto importante dell'opera, ma diciamo la figura proprio femminile, Protagonista. protagonista, che spicca per la sua complessità, per la forza, anche lo sgomento che crea. È Blanche. Blanche è questa donna bella, affascinante, non più giovanissima, quindi non lo so, per i canoni dell'epoca potrebbe avere tra i 35 e i 40 anni. Quindi sicuramente una bellezza leggermente Anche meno. sfiorita, forse anche meno. Ed è una donna che appunto tiene molto alla sua forma esteriore, perché è sempre stata abituata ad essere molto corteggiata, molto spesso sfruttata anche. Qui Così. c'è una storia, interessante di differenza delle due sorelle. Stella, più vecchia di qualche anno, probabilmente Forse è addirittura più giovane. più giovane, Sì, ok. Un comunque. po' più bruttina, cioè non affascinante Come come Blanche. Blanche, non ha tanti grilli per la testa, conosce questo Stanley che sì, è un essere un po' È un ragazzone primitivo, un ragazzone ruvido, ruvido, brava. sanguigno. Si lamenta con la sorella che il sabato sera con gli amici giocano a carte e riempiono il pavimento della cucina di lattine di birra o di bottiglie di birra, non so se c'erano già le birre, Bottiglie. lattine, lattine. E quindi, tanto per dire, nella prima notte di nozze, Stella racconta a Blanche che l'hanno trascorsa in un alberghetto e lui per creare atmosfera con la ciabatta ha rotto tutte le lampade, tutte le Sì, applique che probabilmente c'erano. voleva creare appunto il buio, E l'ha però l'ha fatto fatto in in modo questo modo. Però piuttosto. Stella l'ha accettata questa cosa. Sì, è anche un'affascinata da Sì, questo anzi, punto di vista. è anche affascinata, perché comunque lui è muscoloso, è un macio come figura esteriore. No? Quindi a lei va bene così. E accetta abbastanza tranquillamente questa condizione. Mentre Blanche, Blanche è diversa. è molto Blanche diversa. è la ragazzina appunto molto affascinante, la più bella di tutte, viene avvicinata da personaggi piuttosto facoltosi che le invitano a delle feste, È che le abituata, invitano, sì, a una vita così mondana. la invitano su degli yacht, la invitano in molte situazioni, per cui lei si monta la testa, viene
non ha forse gli strumenti per capire bene quello che le sta capitando e finisce di passare da letto in letto, perché chiaramente quelli che la avvicinano hanno un motivo sono ben chiaro avventure, in testa. La esatto. Maggior parte dei casi sono uomini sposati, no? Le solite storie un po' piuttosto squallide. Lei ci crede e inizia un tracollo. Questo uno sprofondamento nello squallore, no? Della sua vita. Ha un momento di fortuna in cui riesce a conoscere un bravo ragazzo e a sposarlo, ma anche qui succede una tragedia di cui parleremo in un'altra occasione, altrimenti famo notte. Mm-hmm. Che però forse dà il via a questo problema centrale nel cercarsi il personaggio di Blanche inizia a bere. E quando noi la troviamo all'inizio di questa scena, lei è completamente spiantata, alcolizzata, ha chiesto un riparo, un tetto alla sorella, perché non ha una casa, non l'ha mai avuta, è sempre stata a casa di qualcun altro. Però adesso che la sua bellezza inizia a sfiorire, chiaramente i ricconi, i ricastri ne cercano... una di 20 anni e lei la buttano via con un calzino usato. E lei la troviamo in questa situazione proprio un po' così, un po' sfatta, un po' trascurata, anche se lei cerca continuamente di darsi un tono, si prova continuamente vestiti, che però sono vestiti ormai sgualciti, ormai stinti, con questi lustrini che sanno proprio di vecchio, di serate finite non si sa come, ecco, e lei la vediamo proprio come questa figurina fragile che cerca di alzare la testa da questa squallore appunto in cui sta sprofondando, però non si sta aiutando lei stessa, proprio si auto distrugge, perché chiaramente con la soluzione dell'alcol non è che non vai da nessuna accoglie molti risultati e quindi appunto è arrivata a dover chiedere ospitalità alla sorella che gliela data, solo che questa ospitalità sta durando un po' a lungo, l'ospite dopo 3 giorni quella situazione di cui abbiamo creato l'improvvisazione, avete creato l'improvvisazione la volta scorsa, era proprio quella dell'inizio di questa scena. All'inizio di questa scena la sorella è stata ricoverata in ospedale perché sta per partorire. Blanche è a casa sola, beve, farnetica, perché a forza di bere non ragiona più tanto bene. E lui entra in casa e vede questa qui, che insomma, così. Lui non è che naviga nell'oro, questa gli scola tutte le bottiglie di whisky. È sempre tra i piedi. Sono sprofondate in mezzo ai cuscini, però loro vivono in un appartamentino, dobbiamo immaginarci questa specie di finello riadattato. Per capire bene poi cosa diciamo, l'analisi del testo la facciamo in un secondo video, perché altrimenti questo non finisce più, o in un secondo file comunque. Viene detto che c'è una tenda. Sì, le ricavano una specie di brandina in una nicchia di un corridoio, chiusa da una tenda, ecco. Quindi è una situazione proprio molto provvisoria. Sì, anche di vicinanza, di fastidio dato certo, dalla vicinanza. Dalla vicinanza. Fastidio dalla e forse anche qualcos'altro. E lui comunque, insomma, per l'ennesima volta se la ritrova lì in quello stato e chiaramente non la sopporta. Ecco, no, quel momento di tensione e di antipatia immediata che si crea fra i due. Poi vedremo che oltre all'antipatia poi nasce ci saranno degli altri aspetti di sotterranei. Di rapporto, sì. Quindi, ricapitolando, lei alcolizzata, dunque avete presente gli alcolisti,
vivono sempre in una specie di limbo. Non sono ubriachi persi, quindi non mi dovete fare il vecchietto del West, no? No, chi viene alla grotta, no. Però diciamo che hanno una sorta di nebbia intorno che le lei ha una sorta di nebbia intorno che le impedisce magari di essere così pronta, così concentrata. Diciamo che lei, al contrario di lui, comunque ha studiato, ha fatto delle scuole, sì, sì, e quindi se lo potrebbe mangiare in insalata, ma non riesce proprio perché non ha la prontezza, questo dato appunto dal problema dell'alcol, e vedremo che questa cosa finirà anche molto male. Lui, per contro, è un essere sanguigno, un essere... è un signore, è un tipo rude. Poche attenzioni e delicatezze, con sicuramente uno che si preoccupa dei modi, dice quello che deve dire, come gli viene, anche magari insomma può essere anche volgare. Immaginiamo che ha finito il turno di lavoro, scaricato casse tutto il tempo, sudato, quindi sarà anche sudato, magari puzza, esattamente, lei puzza d'alcol, lui puzza di sudore, immaginate che bella coppia. Lui è stato a casa, no, è stato in ospedale a trovare la sorella, però gli ha detto fino a domattina il figlio non esce, quindi tornatene pure a casa, ti chiamiamo noi, c'erano già i telefoni all'epoca. Sì, sì. E quindi lui torna a casa e si trovano da soli questi due con questo rapporto conflittuale. Quindi immaginatevi, per quanto riguarda Stanley, un tipo piuttosto rozzo, abbandonate tutte le abitudini, l'impostazione diciamo, che abbiamo ricevuto del vivere civile, esatto. Cioè non è che sia non è un troglodita, no, però se deve alla Fantozzi, se deve bere una lattina di birra rutta, ecco, sicuramente, sì, perché certo, non si fa grandi problemi. E infatti a lui dà molto fastidio di lei queste arie che lei, nonostante tutte le sue problematiche, lei si dà le arie, cerca di fare la snob, cerca di imporre, dice no scusa vai più in là perché mi dai fastidio. Mi dai fastidio, ecco, ragione, ragione, però è fastidioso per lui questa cosa. È una chiave importante, cioè entrambi si sentono superiori all'altro. Sì, sì. Uno perché vede questa poveraccia che ha fallito tutto nella vita. Lui la considera una puttana, la considera una specie di prostituta, lei non lo è, non ha mai preso soldi, però ha accettato, insomma, diciamo così, di vivere. Magari anche ingenuamente, innamorandosi di questi miliardari. Sì, sì, certo. Lui però l'ha incasellata così. Non ha la possibilità, anche lui non ha gli strumenti per capire. Lo vedremo bene in alcune battute che non ha gli strumenti proprio per capire ciò che lei rappresenta, ciò che lei dice. Certo. Lei, per contro, è un po' soverchiata da questo mone che fisicamente è il triplo di lei o il doppio. Lei è mingherlina, immaginiamola anche in una specie di sottoveste, anche un po' trasparente, una vestaglia, ma comunque un po' discinta. Esatto. Lei è molto fragile, no? Ricorda Desdemona con Otello, è un essere completamente in balia dell'altro. Ecco, questi sono i caratteri salienti dei due personaggi che dovete andare a interpretare. Io con questo finirei qui, riprendiamo un altro video o file audio, a seconda di quello che ascolterete o vedrete, per parlare del testo. Del testo. A dopo. Grazie, ciao.